Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Milan Inside, secondo video di giornata per le pagelle di Empoli Milan 2 a 4. Prima di cominciare ragazzi, però vi chiedo gentilmente di lasciare un like, commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside. Il mio personale di Instagram è il sito www.acmilaninside.com. Ricordatevi, like più commento, commentateci. No, ma secondo me Maignan era di meno, era di più, oppure quello di più o di meno. In maniera costruttiva ci confrontiamo, ragazzi. Piccolo presupposto: queste pagelle sono diverse da quelle del sito, non per altro che quelle del sito le ha fatte un altro collega e non io. Quindi queste sono le mie di pagelle, di Giuseppe Di Monte. Ok ragazzi, allora, abbiamo detto vittoria fondamentale, importantissima per tantissimi motivi, per affrontare al meglio la sosta, per ripartire più carichi, per guadagnare punti su Napoli e Atalanta, per mantenere lontana la Juve, per rimanere in scia dell'Inter. Quanto è brutto sto nome, mamma mia, nel corso di pochi secondi, Juve, Inter, i brividi mi vengono. Vabbè, per tantissimi motivi, ma soprattutto per il morale. Allora, ragazzi, partiamo. Maignan, voto 6 e mezzo. Potrete dissentire, dice, ma sul gol subito poteva fare di più. Ampiamente vero, giusto. Però ragazzi, fa una parata su Pinamonti, non ricordo se eravamo sull'1-1 o già sul 2-1 per noi, però fa una parata su Pinamonti che è fondamentale. Fa una parata su Pinamonti che è importantissima per il momento in cui è arrivata e per la parata in sé perché in contropiede riesce ad allungare la mano ed evitare il gol. Grandissima parata, perciò per me 6 e mezzo. Alla fine dei conti, sul gol subito sì, poteva fare di più, però Bairami la prende veramente molto bene. Un controbalzo, pallone con una traiettoria velenosa. Ripeto, sì, poteva fare di più, però conta di più la parata fatta dopo che l'errore di prima. Quindi è come se per la parata, per l'errorino di prima togliessimo mezzo voto, però per la parata ne mettessimo uno al voto base. Ecco, questo è il ragionamento. Florenzi, voto 7. Sono molto contento per Alessandro perché erano 3-4 partite che stava facendo bene. Salernitana, pure con l'Udinese era stato uno dei meno peggio. Con Napoli aveva fatto un'altra bella partita. E ieri finalmente il primo gol con una punizione molto furba. Perché passa giusto lì dove i compagni gli hanno creato il buco ed è un gol importante perché andare sul 3-1 ha indirizzato la partita verso i canali a noi preferiti, quelli della vittoria. Quindi voto 7 per Florenzi. Tomori, voto 6 a mio avviso. Non ha sbagliato cose particolari, però è anche vero che qualche volta gli avversari gli sono sfuggiti, motivo per cui non prende più del 6, però insomma, forse siamo così tanto abituati a partite belle da parte di Fick che una partita normale ci sembra quasi insomma negativa, ma non è così. Ripeto, semplicemente rispetto ad altre è stata una partita semplicemente più lineare, più normale. Romagnoli, anche lui voto 6, un ragionamento molto analogo a quello di Tomori, nel senso che, a parte per il fatto che Tomori le fa sempre bene Romagnoli, ok, lasciamo perdere, però anche lui ieri un paio di svarioni, un paio di uscite a vuoto, però nel complesso tiene bene. Alla fine dei conti, i due gol sono uno sul rigore e l'altro su una respinta laterale, un gran bel tiro di Bairami con mezzo errore di Maignan. Quindi dai centrali
non sono arrivati errori particolari. Hernandez, finalmente voto 7. Al di là del gol, è tornato con una prestazione degna del Teo pre-Covid. A parte l'errore iniziale, dove finalmente Pioli si è fatto sentire dal punto di vista della veemenza, della grinta, si è visto proprio l'incazzatura di Pioli a bordo campo sull'errore inizio partita di Leo, di Teo, che aveva perso palla per suo solito incaponirsi nel scattarne 3 o 4 e roba varia. Però poi, ripeto, al di là del gol, una prestazione degna del Teo pre-gol. Tonali voto 6,5. Smaltita la prestazione opaca contro il Napoli, dove il gol purtroppo subito è errore suo. Ieri, nonostante un giallo arrivato in maniera un po' troppo fiscale, non era facile ieri, perché l'Empoli con i tre a centrocampo e il trequartista era spesso 4 contro 2, 3 se ci vogliamo considerare Chessy che si abbassava, non era facile. Bennacer voto 6, Isma deve fare il passo decisivo. Non bastano più le prestazioni sufficienti, dobbiamo innalzare il livello, soprattutto in vista del futuro, dove probabilmente Chessy se ne andrà e quindi lui diventerà un titolare. Dai Isma, su. Messias voto 6, anche per lui va a sprazzi, prova qualche giocata, qualcuna li riesce, qualcuno no, tanto sacrificio in fase difensiva, dove recupera anche un paio di palloni. Prestazione sufficiente per Messias. Chessy voto 7,5. L'intuizione di Pioli viene ben ripagata da un giocatore che fa dell'intelligenza calcistica, al di là di alcune prestazioni, più di qualcuna, di prestazioni negative quest'anno, fa dell'intelligenza calcistica la sua arma migliore, perché per un giocatore non abituato a giocare in una determinata posizione, andare lì, fare doppietta, ma fare anche i movimenti giusti, nel senso, quando Giroud non era in area andava lui ad occupare, accompagnare Giroud come nel caso del primo gol, sono segni di un calciatore intelligente. 7,5 perché sì. 7,5 anche per Selemaker, che non fa gol, non fa assist, però ha fatto una partita per di più a sinistra importante, veramente sontuosa. Nell'ultimo periodo sta dando anche lui, tipo un po' come Florenzi, anche se lui non ha mai fatto malissimo, però da lui ci si aspetta che segni e faccia assist per la posizione che ricopre. Vabbè, l'assist l'ha fatto sul secondo gol di Chessy, però insomma un assist semplice. Detto questo, sono contento per Selemaker. Giroud voto 6, è vero, non arriva al tiro, ci arriva su un calcio d'angolo alla fine del primo tempo e Vicario fa la bella parata, ha il merito di fare la sponda giusta perché sì, non si poteva pretendere di più visto che tornava da un infortunio e non aveva più forse di 45-60 minuti. Per quanto riguarda i subentrati, Kalulu 6, entra e fa il suo lavoro difensivo, soprattutto come richiesto nell'ultima parte della partita, in maniera diligente. Bakayoko voto 5, Maluccio pure Bakayoko, fa quel rigore, anche se come ho detto prima per me non è rigore perché non aumenta il volume del corpo, però male Bakayoko, si deve dare una svegliata, speriamo che questa sosta con una riutilizzazione, una ricondizione ritrovata possano farlo crescere. E poi gli altri subentrati, vabbè, Krunic senza voto perché è entrato all'81esimo, così come pure Diaz, non mi pare ci sia stato il quinto
il quinto cambio. Sì, questi sono. Questi quattro. Mister voto 6,5. Questa volta lo premiamo sia per la scelta di Kessié trequartista, sia, come ho detto prima, per l'incazzatura che pare aver svegliato soprattutto Teo. Peggiore in campo Bakayoko, migliore in campo Kessié, non si può fare altrimenti con uno che ti fa la doppietta, nonostante anche se le Lemakers l'avrebbe meritato. Detto questo è quanto, ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo il like, iscrizione, campanellina, tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram, il sito internet, ci trovate dappertutto, solo su Milan Inside, grande Milan Inside. E grande Milan, grande Milan. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan.